Ciao a tutti, qui è Mirko Casagrande di Hello Australia con una nuova intervista. Abbiamo due ospiti d'eccezione, Emiliano e Dennis. Ciao Ciao, ragazzi, ciao. come state? Bene, bene, alla grande. Byron Bay spacca. Perfetto. Come ci conosciamo? Raccontate un po' come mai siete qui a Byron e qual è il vostro progetto. Pari o dispari? Chi comincia? Dispari. Dai, lo racconto io. Vai. Il nostro progetto si chiama Italian Dreamtime Sognando l'Australia. Nasce dal nostro desiderio di scoprire, di vedere questa terra, e per cui un anno e qualche mese fa ci siamo trovati e abbiamo detto: ma senti, inventiamoci un progetto per andare a vedere l'Australia. Quello che succedeva e succede ancora adesso è che i nostri amici coetanei se ne vanno dall'Italia e si continua a parlare di questa Australia, vanno tutti lì, tutti lì. E quindi abbiamo detto: ma senti, ma cerchiamo in internet se c'è qualcosa su questo fenomeno, sull'immigrazione italiana. Abbiamo cercato, abbiamo trovato tantissime informazioni su come ottenere i visti, dove andare, come fare l'assicurazione sanitaria. E poi dicevamo: ma questa storia non si vede, non esce fuori. Che cosa fa un italiano in Australia? Sì, ci sono i blog come il tuo che raccontano, ma noi ci piace la macchina fotografica, la videocamera, quindi dicevamo: ma le foto, i video, dove sono? Non ci sono. Bene, li facciamo noi, Ci pensiamo ci noi. pensiamo noi. E così abbiamo scritto questo progetto e per più di un anno siamo andati a bussare un po' di porte a cercare di venderlo di fatto, perché ci serviva una sponsorizzazione non come intesa qua per i visti, una sponsorizzazione nel senso soldi, per poter viaggiare almeno 2 o 3 mesi in Australia e incontrare una marea di italiani che sono qua. Ad ogni angolo si sente anche parlare italiano in diverse zone. Per cui, senza farla troppo lunga, siamo riusciti pian piano a far vedere qual era il valore di quello che potevamo promuovere. Qualcuno è stato interessato, come Cathay Pacific, che ci ha dato i biglietti aerei per poter essere qua. Un'agenzia educativa come Go Study Australia che ci ha chiesto di poter curare la parte che riguardava i giovani, i Working Holiday Visa, e quindi pian piano, sai, uno sponsor chiama l'altro. Pian piano è successo così, però bisogna dire che è stato veramente molto faticoso riuscire a far partire il progetto. Siamo arrivati alla fine del 2013, che ci siamo guardati e abbiamo detto: senti, gennaio 2014, o si parte o non ci andiamo più in Australia. Vado. E niente, passiamo adesso dalla teoria alla pratica, diciamo. Cos'è successo esattamente a fine gennaio di quest'anno? Preso io quasi dal panico, dalla paura di non poter partire, stufo di aspettare mail che ogni giorno non arrivavano. Ho detto: io parto, anche perché in teoria l'unico volo disponibile dal 23 gennaio al 15 febbraio era Perth. E quindi ho detto: Emi, io parto, vado, guarda, vado all'avventura, non spenderò niente per dormire, niente per mangiare, ma voglio vedere se, come dicono, è così facile. È più facile in Australia che in Italia. In Italia, in un anno e mezzo, abbiamo preso 196, boh, vediamo ragazzi, partite, ma non c'è budget. E grazie a Dio, come ha detto Emiliano, Cathay Pacific e Go Study ci hanno aiutato. Per il resto, solo attendere, ragazzi, vediamo, vediamo, vediamo. Sono partito con Renato, un ragazzo di Napoli, e effettivamente in Western Australia abbiamo visto e conosciuto l'Australia, quella che vedevamo solo attraverso alcune foto su Facebook. Ed è vero che abbiamo trovato magari più lì in 3 settimane che in un anno e mezzo in Italia. Abbiamo trovato un sacco di storie, abbiamo trovato alcuni piccoli sponsor, ci hanno offerto un camper, ci hanno offerto di girare l'Australia gratuitamente solo pagando l'assicurazione in cambio di un articolo. E abbiamo trovato dei piccoli investitori che hanno creduto in noi, nel nostro progetto. Sono grandi nomi del Western Australia che hanno fatto grande quella parte d'Australia, hanno creduto in noi e ci hanno dato dei soldi per realizzare il nostro piccolo grande progetto. Quindi, in teoria, per quello che abbiamo visto, l'Australia in un mese ci ha dato di più di quello che è riuscito a darci l'Italia in un anno. È un po' triste da dire, ma è così, l'abbiamo provato sulla nostra terra. E
poi sono italiani. Eh sì, sono italiani, ovviamente sono persone di successo che hanno contribuito alla storia italiana, al made in Italy nel mondo, in particolare in Australia. E poi cosa è successo? Cosa facciamo noi fondamentalmente? Perché 15 minuti che parliamo non l'abbiamo ancora detto. Noi abbiamo diverse rubriche all'interno, prima di tutto la nostra pagina Facebook e poi di rimpetto sul nostro sito ufficiale che si chiama www.italiandreamtime.com. Fondamentalmente noi ogni giorno condividiamo le nostre esperienze, avventure e viaggi attraverso delle foto, attraverso dei post su Facebook e ogni giorno o quasi ogni giorno mettiamo un'immagine con l'hashtag Italians of Australia. Cosa vogliamo dare, cosa vogliamo dire con questi piccoli nostri contributi? Vogliamo dire che l'Australia è piena di storie di italiani che hanno contribuito al successo del Made in Italy e di quella figura che oggi in Australia, la figura dell'italiano, è considerata come una figura lavoratrice. Storicamente negli anni 50 abbiamo visto non solo a Fremantle, non solo a Perth, non solo in Western Australia, ma anche a Sydney. La figura dell'italiano degli anni 50 che arriva in nave è una figura di un uomo, di una persona che arriva con una valigia di cartone e che costruisce l'Australia. Una volta l'italiano era discriminato, adesso è trattato coi guanti. Se i ragazzi che arrivano oggi a lavorare a 20 anni trovano lavoro è anche grazie all'immagine che hanno costruito queste persone nel passato dell'italiano, un gran lavoratore. E questo è quello che vogliamo dare, e dire che gli italiani al giorno d'oggi in Australia trovano lavoro, è più facile rispetto che in Italia, ma sicuramente non è che arrivi qua e trovi l'oro, come dicono tutti. Bisogna mettersi sotto, bisogna lavorare, nessuno ti regala niente, però è vero che se vali qualcosa, qui la meritocrazia esiste ancora. Secondo me la bellezza sta anche nel trovare storie molto variegate, ognuna ha la sua particolarità. Me ne vengono in mente delle particolari, ma non perché rappresentino, diciamo, l'italiano che ce l'ha fatta, ma perché rappresentano come l'italiano riesce a trovare un modo, col suo modo di porsi, il suo modo creativo di inventarsi un qualcosa, la felicità di fatto, perché il problema fondamentalmente è quello. Vivere in Italia in un clima di fatica, di sforzo, anche un po' depresso se vogliamo, e vedere i volti qua delle persone che sono serene, tranquille, col sorriso, è quello che ti fa capire la differenza, non il conto in banca, non quante ore di lavoro al giorno fai. C'è un ragazzo, Giacomo, che si è licenziato da un lavoro abbastanza sicuro in Italia per poter fare l'istruttore di vela nella baia di Sydney. E ha detto il primo giorno che sono uscito per fare la prova per il lavoro, sono guardato intorno e ho detto, cavolo, ma dove sono? Cioè, poi vediamo che figlio di italiani, nato ad Adelaide qui, si inventa la gelateria Messina perché suo nonno l'aveva portato da piccolo in una gelateria e lui aveva già pensato da piccolo, quello sarà il mio lavoro. Fa dei gelati che, cioè, da svenire dal gusto quando si assaggiano, troppo buoni. Sarà una storia tra virgolette banale, ho già sentita. Il pizzaiolo napoletano che viene qua e si inventa una pizzeria che vince premi negli ultimi 2 anni, va su tutti i giornali. Poi vabbè, ci sono le storie dei ragazzi, cioè ragazzi che a fatica, diciamo che questo è un fenomeno che va raccontato molto, molto nel dettaglio per non banalizzarlo come spesso accade in Italia. Chi va a lavorare nelle farm, chi trova lavoro nell'hospitality e fa magari dei lavori che in Italia non avrebbe fatto. Noi cerchiamo di capire il perché, di che cosa li porta in Australia, di che cosa anche diciamo li fa distaccarsi da un'Italia che però gli rimane dentro, gli rimane nel cuore. Molte delle frasi sono: mi mancano gli amici, mi manca la mia famiglia, ma non mi manca l'Italia. Questa è una cosa che ci fa molto pensare. Li vediamo, se non altro, intenti a costruirsi il loro futuro. Questa è una cosa che in Italia non succede. Un'altra cosa importante che, non lo so, ho avvertito qui, comunque me l'ha detto qualcuno, non ricordo se in Western Australia o a Sydney, è che in Italia magari l'avvocato è avvocato anche fuori dal lavoro. Qui no, qui ci sono delle persone che magari sono grandissimi imprenditori, straricchi,
dove però fuori dal lavoro ridono, scherzano con te. Io sono stato invitato a pranzare e a cenare 3 volte con il signor Tony Fini, che è una delle persone più influenti della storia del Western Australia. Ha una casa che forse i calciatori non hanno, eppure lui ha bevuto con noi la birra, abbiamo bevuto del vino, abbiamo parlato anche dei nostri sogni. Lui era il grande imprenditore solo fino al momento che staccava dal lavoro. Al di fuori del lavoro era una persona come tante altre. E una cosa che ci tengo anche a sottolineare è che qui in Australia le storie del passato, io non lo so, sono forse un po' romantico, quindi mi affeziono anche alle storie del passato, anche se ovviamente trattiamo le storie dei giovani, ma quelle del passato per me hanno un qualcosa che forse in Italia non si percepisce. Ci sono tante regioni tipo la Campania, la Calabria, la Sicilia, la Basilicata, gli Abruzzi, che in Italia sono considerate un po' la Puglia, regioni un po' di secondo piano, di serie B, cioè queste sono le regioni che in Italia hanno fatto contraddistinguere gli italiani, cioè è questo che bisognerebbe anche dire, la storia italiana qui l'hanno fatta le persone che sono scappate dal sud Italia e hanno trovato la loro strada qui. Mi pare di capire, ragazzi, che vi piace questa Australia, al punto tale di pensare di trasferirvi? Allora, io te lo dico quando avremo il tempo di godercela, anche perché fondamentalmente ci piace come la stiamo avvertendo, però troppe volte forse non abbiamo il tempo di gustarcela. Già l'altra notte quando siamo andati in camper sono andato a vedere la spiaggia qui a 150 metri dove abiti te e in quel momento ho capito la bellezza dell'Australia, la forza, la grandezza dell'Australia. È che troppo spesso ci dimentichiamo, io e Emiliano e le altre nostre due compagne che dobbiamo salutare, Francesca e Oriana, che stiamo lavorando, come dico io non stiamo lavorando perché nessuno ci paga, siamo autofinanziati e cerchiamo di dare il meglio così, però vorremmo prenderci ogni tanto una giornata per godercelo, magari quando finiamo questo progetto Emi non torna più, già lo so. No, guarda, io l'Australia ci ho pensato per 2 o 3 anni, ero volevo fare il working holiday visa, provare a lavorare qua. Poi devo dire che in Italia le cose si sono messe un po' in moto, per cui ho seguito il mio percorso, però ho avuto sempre quel pallino di dire io devo trovare il modo per andare in Australia, anche perché ho conosciuto, cioè, degli amici qua che ho incontrato nel corso di alcuni viaggi che ho fatto. Secondo me l'Australia, come moltissimi viaggi che si fanno, anche se questo è un po' particolare perché stiamo lavorando, io sono convinto che alla fine del progetto ci ripenseremo, anche se adesso è tutto di corsa, siamo sotto stress, incontriamo ogni giorno telefonate, mail, 20 persone, a un certo punto ci siederemo e diremo cavolo che figata che abbiamo fatto. Avremo anche noi il tuo sorriso. E poi rimanere, rimanere ci si può pensare perché effettivamente le storie che stiamo ascoltando sono storie che dimostrano che qui c'è qualcosa, qui sta avvenendo qualcosa, ma si percepisce. Noi adesso abbiamo visto Sydney, abbiamo visto Perth, stiamo adesso muovendoci lungo la costa verso Brisbane, c'è un'aria diversa, c'è un clima diverso. Le persone hanno il tempo di sorridere. È un'esperienza che secondo me mi piacerebbe fare e che non la vedo per forza definitiva, come magari in Italia spesso qualcuno dice mi trasferirò in Australia per il resto della vita. Secondo me si deve provare, si deve vivere e poi si decide molto tranquillamente. Ok, allora Mirko, intanto that's siamo... That's alright. Intanto vi invitiamo a vedere il bellissimo film di Alberto Sordi, bello, onesto, immigrato in Australia. Sposerebbe con Paesana e Limbata, che fondamentalmente è un film di 40 anni fa, ma sembra di attualità. Sono le basi per lo studio dell'Australia. Esattamente. Niente, noi adesso siamo a Byron Bay e continueremo poi il nostro percorso verso il nord, arriveremo fino a Brisbane, dove ci aspetterà un aereo e ci porterà fino a Darwin. Da Darwin avremo l'onore e la fortuna di arrivare fino al cuore dell'Australia, a Uluru, e piano piano ci sposteremo ancora verso il sud, verso Adelaide, attraverso la Great Ocean Road arriveremo a Melbourne. È molto importante anche specificare che non facciamo solo foto e post per Facebook, ma io e soprattutto il mio maestro Emiliano siamo dei videomaker, quindi quello che vogliamo dare sono dei video, un canale YouTube che potrete già iscrivervi volendo adesso, si chiama Italian Dream Time, e a partire da metà maggio, fine maggio,
il nostro compito, la nostra missione, la nostra volontà sarà quella di postare un video a settimana che vi racconterà appunto queste storie che per adesso diciamo stiamo solo dando degli assaggi. E diciamo facciamo degli aperitivini e ci rivedremo a maggio-giugno per la cena completa. Allora, i nostri canali da seguire sono su Facebook Italian Dream Time, su Twitter Ita Dream Time, su YouTube Italian Dream Time e su Instagram Italian Dream Time. Secondo te si possono sbagliare? Impossibile, anche perché giusto Twitter cambia di poco, ma se scrivete anche Italian Dream Time su Twitter ci trova. Noi abbiamo il progetto di fare 20 video episodi. Ne abbiamo già fatti 25. Solo Sydney abbiamo trovato 20 storie. Quindi credo che avremo probabilmente alla fine del viaggio più materiale di Turismo Australia nei nostri archivi e quindi cercheremo di raccontare il più possibile le storie degli italiani che sono più di quelli che pensavamo. Incredibile. Sì, forse sono più storie interessanti di quelle. Ce l'avevano detto che era pieno di italiani, ma non credevamo così tanto. Io penso di aver visto più ristoranti italiani rispetto a ristoranti di altre etnie in tutta l'Australia, cioè proprio numericamente. E devo anche affermare che in Australia si mangia, la cucina italiana è la migliore che ho trovato in tutto l'est. Cioè, fuori dall'Italia si mangia, cioè solo in Australia si mangia così bene. Dico lì. Se volete sapere la storia della mozzarella di bufala che parte alle 4 di mattina da Aversa e arriva il giorno dopo in una pizzeria di Sydney, seguiteci. Seguiteci. E Mirko, non so se hai intenzione di trasferirti tu negli Stati Uniti, in Canada, in Brasile, in Argentina, perché se va bene poi i tuoi amici di I Love Australia potranno seguirci anche. Se va bene vuol dire che se questo nostro progetto piacerà potranno seguirci anche in altri posti dove la cultura italiana è proprio improntata nelle radici di quei paesi, come l'Argentina, come gli Stati Uniti, come il Canada, come il Brasile. Ciao mamma! From Australia. E un ringraziamento speciale sentito anche a Renato che ci segue da Napoli e alle nostre due fantastiche ragazze dietro le quinte. Ciao Francesca! Ciao Oriana! Dov'è Oriana? E un ringraziamento al membro onorario di Italian Dream Time, infatti, membro Casa Grande. Lo possiamo dire che ci sta ospitando da 20 giorni a Byron Bay. Abbiamo in basso casa. E non stiamo facendo niente a Byron Bay. Casa nostra è anche questa. Grazie, ciao. Ciao ragazzi. Ciao.